Il Tribunale di Foggia, alla Procura della Repubblica, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, l'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Capitanata hanno stipulato il protocollo d'intesa per la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e le pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte con il Decreto Legislativo 150 del 2022, la cosiddetta riforma Cartabia. Oltre a costituire un importante strumento volto a garantire l'efficienza del processo penale, la celere definizione dei procedimenti giudiziari e l'implementazione della giustizia riparativa come contemplato dalla legge del 2021, il protocollo di intesa ha previsto l'istituzione presso il Palazzo di Giustizia di Foggia dello sportello MAP e pene sostitutive e presidio di prossimità dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia. Lo sportello costituirà il punto di riferimento specifico per imputati, difensori, magistrati, associazioni ed enti interessati ad ottenere tutte le informazioni relative alla messa alla prova e alle pene sostitutive delle pene sostitutive brevi.